Ed ora andiamo a Parigi, dove sono in funzione due termovalorizzatori all'avanguardia che producono energia per riscaldare le abitazioni. Il corrispondente Stefano Ziantoni. A Ivry c'è quello più grande d'Europa. Il più moderno, entrato in funzione nel 2008, è a Issy-les Moulineaux. Entrambi sorgono lungo la Senna. Al primo convergono i rifiuti di 14 comuni e 12 arrondissements di Parigi, per un totale di 700.000 tonnellate di spazzatura che, incenerita, produce riscaldamento per 100.000 alloggi. La qualità dell'aria? Ottima, ci dice di corsa questa studentessa. Il vero gioiello ambientale è a Issy-les Moulineaux. Brucia ogni ora 61 tonnellate di rifiuti ad una temperatura superiore ai 1000 gradi. Un turbo alternatore trasforma i fumi in energia che riscalda 80.000 alloggi. Si economizzano 110.000 barili di petrolio. Si respira bene, non ci sono problemi. Costruito per la stragrande maggioranza interrato, circondato e ricoperto da verde, non si direbbe si tratti di un termovalorizzatore. Nessun cattivo odore, si respira bene qui e quello che esce è vapore e acqua. Innalzato.